si svolgerà domani sera, 10 agosto, a partire dalle 20:30, la terza edizione di E luce alle stelle. Lo spettacolo, già record di incasso e di presenze nel 2017-2018, è uno degli eventi clou delle Dionisiache Calatafimi Segesta Festival 2019 e si svolgerà presso il Tempio Antico del Parco Archeologico di Segesta. Musica, astronomia assieme per una notte magica. I solisti e l'orchestra sinfonica Arturo Toscanini di Ribera, magistralmente diretti da Alberto Maniaci, tornano con Nessun Dorma. Una commistione di linguaggi musicali e di saperi dedicati alle stelle nel magico scenario del teatro greco, le nuove scoperte scientifiche sui buchi neri e i pianeti, intervallati dai capolavori storici della lirica, del jazz e del rock, racconti scientifici a cura degli astronomi ricercatori di Alma, Violet Impellizzeri ed Eric Villard. Siamo veramente molto lieti di ospitare un'astronoma importante che lavora per grandi progetti internazionali in Sud America con questa importantissima scoperta della documentazione dell'esistenza dei buchi neri. 10 agosto è la serata delle stelle, la notte di San Lorenzo. Io mi auguro che ci saranno tante persone insieme a noi per parlare delle stelle, parlare, ascoltare il racconto che ci farà Violette Impellizzeri con un altro astronomo, il marito Eric Villard. E poi insieme ascolteremo la musica, vedremo anche, utilizzeremo i telescopi per vedere meglio quello che Violette ci spiegherà. E poi ancora avremo l'opportunità, grazie alla collaborazione del Comune di Calatafimi, grazie alla collaborazione del GAL Elimos di Liborio, presieduto da Liborio Furco, e l'Istituto Vite, Vino e Olio, rappresentato in maniera illustre dall'amico Cusumano. Dico, ci saranno delle occasioni particolari per gustare anche un calice di vino e passare insieme questa notte qui a Segesta. Parleremo delle stelle, naturalmente, parleremo di Alma, parleremo un po' dei buchi neri e parleremo anche dell'ambiente. Noi, guardando l'universo, comunque ci interessiamo alla natura, quello che è la natura e la bellezza di tutto l'universo, di cui facciamo parte pure noi del mondo, e quindi il nostro interesse come scienziati è pure cercare ancora di non distruggerlo, di salvare quello che è salvabile. Cosa ameresti che in quella serata venisse fuori dal teatro del Parco Archeologico Segestano e dal Tempio del Parco Archeologico Segestano? E io infatti ho accettato questo invito proprio per la bellezza che Segesta, che conosco da quando ero piccolina, e perché è un posto molto speciale sia per me che per tutti i siciliani. E quello che vorrei che uscisse fuori è un po' di amore per quello che è la bellezza. Ti piace lanciare un messaggio oppure sei restia a lanciare i messaggi? No, io voglio lanciare un messaggio, invece proprio il mio messaggio è che anche se abbiamo tanti problemi nel mondo, come dimostriamo noi astronomi che facciamo questi grandissimi progetti e ci coordiniamo nonostante le difficoltà e lavoriamo insieme per raggiungere un unico obiettivo, io voglio che tutti noi uomini ci uniamo per risolvere e raggiungere un nuovo obiettivo che è salvaguardare la nostra bellissima Terra.